Anche quest'anno c'è l'Open Terni Festival, giornata dedicata a software, cultura e musica liberi. Sabato 26 ottobre, a partire dalle 9, alla Biblioteca Comunale di Terni in Piazza della Repubblica. Buongiorno a tutti, io sono Massimiliano, insieme a Michele e a Enrico cercheremo di parlarvi delle strappate 3D e del mondo dei ringhessi integrali. Allora iniziamo cercando di farvi capire più o meno che cos'è la stampa 3D. Allora, la stampa 3D è sicuramente un'evoluzione della normale stampa 3D. Quindi partendo da qualsiasi documento di testo che abbiamo tutti noi, magari con un possibile computer, stampavamo su un formato, su un foglio, direttamente il testo in 2D. La grande rivoluzione della stampa 3D è la possibilità di avere un oggetto fisicamente tangibile a casa, stampato direttamente con una stampante così, chiamata do it yourself, perché si può costruire tranquillamente a casa con delle normali procedure, trovate anche su internet o open source. E come funziona? Tramite un file editato tramite un CAD, in 3D ovviamente, è possibile stampare degli oggetti in 3D stampando layer dopo layer. Quindi livello dopo livello viene estruso dalla nostra stampante e alla fine abbiamo un oggetto in tre dimensioni. Ovviamente questa nuova tecnologia poi non è poi tanto nuova, sono più o meno 30 anni che esiste la stampa 3D, però questa nuova tecnologia chiamata appunto do it yourself ci permette di portare la stampa 3D a casa di ognuno di noi e quindi ci si apre una vasta gamma di applicazioni per quanto riguarda la produzione industriale, quindi la possibilità di creare prototipi abbassando tutti quelli che sono i processi industriali, quindi senza dover chiedere a industrie specifiche di farci un prototipo. In una giornata la ditta X può avere il prototipo a casa direttamente in industria e poterlo testare. Poi invece quello che è come possiamo usare la stampa 3D a casa, possiamo costruirci qualsiasi oggetto. E per esempio se ci si rompe un oggetto dentro un foglio, qualsiasi parte meccanica, insomma dentro un foglio, qualsiasi cosa, invece di comprare l'oggetto, il foglio completo, andiamo a disegnarci un CAD in 3D, quella parte, per esempio, quella parte rotta, e la possiamo sostituire, ovviamente per chi sa disegnare in 3D. E quindi si aprono infinite possibilità di applicazioni di questa nuova tecnologia. È stata molto usata nel campo biomedico, perché molti sono riusciti a stampare parti umane e sono state possibili trapianti che hanno funzionato. E questa è comunque sia una cosa importantissima per noi. Passiamo alla parte un po' più gloriosa, cioè la storia di questa tecnologia. Tutto parte nell'84, quando il signore di nome Charles Poole inventò la stereolitografia. L'invenzione di questa persona fu questa: partendo da una normale stampa a oggetto inchiostro, io tolgo l'inchiostro e metto qualsiasi tipo di plastica. Quindi, sempre sfruttando l'estrusione, riesco a costruire, che poi è la base della nostra stampante, riesco a costruire un oggetto in 3D. Questo è l'inizio di tutta questa rivoluzione. Nel 1992 una ditta chiamata 3D System sviluppa la sua prima stampante basata su tecnologia SLA. SLA si basa su un laser che è una sostanza gelatinosa, riesce a estrudere un oggetto in 3D. Sempre nel 92 la Wake Forest Institute, nel 99 la Wake Forest Institute riesce a impiantare una vescica funzionante, ovviamente stampata e rivestita con cellule staminali, ovviamente, e riesce a fare questo trapianto per la prima volta sfruttando appunto la tecnologia della stampa. Andando avanti con le date, abbiamo lo stesso istituto che riesce a sviluppare un reno animale funzionante che ha tutte le caratteristiche di un reno funzionante, quindi riesce a filtrare il sangue e tutto quanto. Nel 2005 nasce uno dei progetti più importanti sotto il punto di vista dell'open source, cioè il progetto RedCap. Questo signore, Adrian Boyer, riesce a prendere tutto quello che è
parte della tecnologia, della parte 3D, creare un progetto open source, creare un sito e mettere tutto online, quindi è tutto scaricabile attualmente da questo sito, ed è possibile costruirsi una parte 3D di questo genere a casa. E, sempre il progetto RepRap nasce da Darwin, che è una stampante 3D, la prima stampante 3D che è in grado di stampare se stessa. Quindi riusciamo ad avere una stampante 3D a casa che stampa un'altra stampante 3D. Quindi questa cosa è una cosa spettacolare, perché qualora io ho la prima stampante acquistata e costruita da me, posso ristampare un miliardo di stampanti 3D e mettere su un'industria volendo. Sempre con la plastica riesce a stampare i snodi della nuova stampante 3D, ovviamente quello che riguarda metalli e del genere, ma tutto quello che riguarda snodi e meccaniche si può stampare. Ed è tutto open source sul sito della realtà. E sempre nel 2008 nasce Shapeways, che è praticamente un social network in cui è possibile richiedere le stampe on demand. Quindi abbiamo una stampante 3D da loro, noi non abbiamo possibilità di stampare a casa, mandiamo un file a loro, loro lo stampano e ce lo mandano direttamente a casa. Sempre nel 2008 c'è la prima stampa di una protesi stampata senza assemblaggio, viene stampata direttamente in un unico blocco senza la necessità di stampare i vari pezzi e poi assemblarli insieme. Nel 2008 nasce un'azienda famosissima e importantissima, che è la MakerBot. La MakerBot nasce con l'idea di vendere kit per stampate open source ai privati, quindi anche il nostro prodotto si basa comunque su questa tecnologia. Nel 2009 la Ogranovo è la prima ditta che si lancia nel settore della bioprinting e riesce con una stampa 3D a basso costo a stampare il primo vaso sanguigno. E sempre avanti la Core Ecologic riesce a presentare in Canada la prima macchina stampata in 3D. Ovviamente anche qui le ruote, quello che è il motore, viene stampato, però viene stampato tutto la scocca, diciamo, tutti gli interni, ed era anche protestata come cioè riusciva a avere un consumo, un basso consumo per gallone. Esatto, consumo. Ma nel 2011 sempre nasce iMaterialize, che offre la stampa in oro e argento, che in oro vero, perché stiamo parlando di 14 gradi, Nel 2012 la Lele Wise stampa la sua prima protesi di una mandibola impiantata in Olanda, una signora di 83 anni, è una mandibola pienamente funzionante, che è un oggetto di una certa età, stampata completamente con tecniche di stampa 3D. Allora, parliamo un attimo perché noi di stampa 3D dobbiamo essere presenti all'OTF. Allora, sicuramente parliamo di open hardware, perché queste stampate 3D si basano su Arduino, quasi tutte si basano su Arduino, che è comunque una schiera con un microcontrollore che ci permette di impiantare la nostra stampante 3D nel cuore, vivo tra virgolette della nostra stampante 3D, e gestisce tutti gli assi. E sempre open hardware perché il progetto RepRap è tutto open source, tutto su un sito, e si possono scaricare tutti i progetti per stampare, come ho detto prima, la propria stampante in casa. Poi possiamo parlare del software. Sicuramente il software più importante utilizzato in questa tecnologia è Slicer. Slicer è stato inventato da un italiano, Alessandro Ranucci. È stato sviluppato tutto open source ed è il software più utilizzato per mandare un file di carta alla stampa 3D. Poi ovviamente abbiamo l'editor per mandare lo sketch a Arduino e per impostare tutto, come detto prima, il cuore della nostra stampante 3D. E ovviamente un CAD, qui per esempio c'è Blender, che viene usato per gestire per creare le mesh, per creare tutti quello che è veramente l'oggetto poi da stampare, e poi tramite altri processi viene suddiviso in vari layer e impostato alla stampante 3D. Ma la cosa più importante di questo progetto è l'open model. Cosa significa? Intorno a questa tecnologia ruota una community
documentario. L'SF, la stereografia, è quella che ho detto prima, cioè che si passa su un laser insieme a un gel che riesce a stampare tutte le note. Esistono due diverse conformazioni delle stampe, delle stampanti 3D di Vittorio Arzelli. Una è la classica, che è questa, che si basa su tre motori principalmente che muovono i tre assi, i due assi sopra e il piatto in senso verticale. L'altra è la delta. La delta ci favorisce una stampa per verticale e quindi ci permette di creare oggetti più alti rispetto alla nostra classica. E si passa su tre assi, alla linguaggio collegale una testina, e si muove su questi tre assi in verticale. Ok, adesso passiamo a dirvi come funziona proprio la stampa 3D. E passo la parola a Camille. Buongiorno a tutti. Questa è una foto, si può riconoscere che questa semplicemente stampante l'ha fatta a casa. Andiamo diciamo ad analizzare come è composta dentro effettivamente la stampante. Allora, a differenza di come si pensa, l'estrusore non è un blocco unico che estrude semplicemente il materiale, ma è diviso in due. In questo caso abbiamo l'hot-end, che sarebbe la parte finale riscaldata che effettivamente fonde il materiale termoplastico ed è composta da uno o più gel, in questo caso questa stampante è di altro si riconosce. E in base alla precisione della stampante ovviamente varia la precisione dell'oggetto, ovvero il diametro, che diciamo che per stampanti ad uso privato vanno dai 0,2 ai 0,8 mm di diametro e ovviamente sono composti da un elemento riscaldante che è quello che serve effettivamente a scogliare il materiale e un termistore che è un sensore di temperatura che ci permette di effettivamente di settare la temperatura. A questo punto passiamo al vero estrusore, ovvero è un motore che sta sopra all'ugello e serve a tirare il filo e spingerlo all'interno dell'hot-end. È composto ovviamente da dei motori passo passo e da una ruota dentata e un cuscinetto che effettivamente fanno diciamo, la presa. Degli assi ovviamente su cui si muove il carrello con l'estrusore e in questo caso sono due assi orizzontali fissi più un asse verticale Z che è il piatto. Che non era l'estima di questo qui. Sono composti anche questi da motori passo passo e delle cinghie che muovono effettivamente il carrello. Così come vi dicevo il piatto, che si chiama piatto riscaldato perché per alcune tipologie di stampa deve essere riscaldato, altrimenti il materiale non fa presa. È formato anche questo da un elemento riscaldante che in questo caso è proprio il piatto, al termistore che ci dice ci permette di regolare la temperatura e la tassa del filare. Quindi abbiamo visto che stampa, cioè ci sono diverse tipologie di stampa in base anche ai filamenti di materiale che utilizziamo. In questo caso il più comune è l'ABS, magari non sapete si chiami così, ma ABS lo conoscono tutti, sono i mattoncini della Lego, sono mattoncini fatti di ABS, che è questo che stiamo stampando in questo momento. L'ABS, questo è l'acronimo che vedete lì in alto, è l'acronimo chimico. Ha una particolarità l'ABS, è un materiale amorfo, significa che quando viene creato è un materiale che non ha dei legamenti cristallini, per cui è gommoso. Questo fa sì che, prima di tutto, non avendo un vero e proprio punto di fusione preciso, il range, come potete vedere, a cui va stampato è abbastanza ampio. E ha bisogno di un piatto riscaldato. Ha bisogno di un piatto riscaldato perché essendo gommoso, una volta che viene estruso e poi si raffredda nel tempo, tende a tornare gommoso, per cui non si attacca. Bisogna, come vi dicevo, riscaldare il piano e a questo punto non si attacca e rimane. Poi passiamo al PLA, che è un materiale che diciamo ha un'origine biologica. Origine biologica perché è fatto con acido lattico. Trattando l'acido lattico si può ottenere questo materiale. L'acido lattico industrialmente si ottiene da scarti di monturco, da radici di tapioca, canna da zucchero, cose del tipo. Anche questo è un materiale che è amorfo ma non quanto l'ABS. Questo ha già una percentuale di legamenti cristallini all'inizio, per cui effettivamente la temperatura anche in questo caso è più bassa. Non serve, anche se è consigliato comunque in questo caso, cioè non serve sempre.
che scaldano sotto. PPL è anche, diciamo, è un materiale diciamo, biologico. Stanno uscendo molte varianti. In pratica si prende una piccola parte di PLA e all'interno si inseriscono, come per esempio il primo, polvere di fibre di legno, che in stampa conferiscono effettivamente un effetto legno all'oggetto che viene stampato. Tra l'altro ci sono alcune chicche per cui se si riesce a giocare durante la stampa con la temperatura di estrusione, addirittura si possono vedere strati di colore diverso che fanno effetto venatura. PLA gesso invece è un materiale composto in piccola parte da PLA e in larga parte da polvere di gesso. Anche in questo caso ha degli accorgimenti per cui si può utilizzare in modi diversi. Può essere stampato sia facendo sì che la superficie di stampa sia effettivamente liscia, sia che sia ruvida, che faccia effettivamente effetto gesso, variando anche in questo caso con le temperature. Così come il PLA oro, che invece viene tirato fuori da una piccola parte di PLA e una parte di polvere color oro. Anche questo ha i suoi accorgimenti per le stampe. E poi si può stampare anche per esempio il nylon. Il nylon è uno dei materiali che sicuramente tutti conoscono, largamente diffuso per l'utilizzo per l'ambiente tessile, molto facile da reperire, molto difficile da stampare. In realtà il nylon è una famiglia, non è effettivamente un materiale, è una famiglia di materiali che hanno diversi punti di fusione e diversi accorgimenti per essere stampati. Ed è un materiale che ha bisogno di un'alta temperatura per essere stampato, infatti 195 con il piano riscaldato. E poi il crystal flex, che è una recentissima, diciamo, invenzione, proviene da una punta, viene modificato, non sono un chimico, quindi non so cosa sia. E questo invece, in base alla velocità di stampa, deve essere regolata una data temperatura, altrimenti non si rovina. La particolarità del crystal flex è che anche dopo stampato rimane flessibilissimo, molto morbido, proprio, cioè, si riesce a piegare. E un'altra cosa importante è che il crystal flex, a differenza degli altri, è che può essere utilizzato per fare il contenitore di cibi, perché non perde ossine a contatto con i cibi. Sì, trasparente. Abbiamo visto dei filamenti, con Massimiliano abbiamo visto le tipologie di stampa, di stampante, però dobbiamo parlare anche di cosa c'è a monte, perché a monte c'è tutta la parte della progettazione del modello che va creato per poi essere stampato. In ambito open source ovviamente vi parlo di software che sono o open source o comunque anche free, scaricabili gratis. In questo caso vediamo il primo che è Blender. Diciamo che non è stato creato apposta per fare disegno CAD per stampanti o comunque per architettura. È comunque molto utilizzato dagli utenti perché, essendo open source e free, il collegamento viene da sé. Un altro che tutti conoscono è sicuramente SketchUp, che è comprato dalla Google, ma poi ne ho riportati altri tre ad esempio, perché comunque ne nascono giorno di nuovi e ce ne sono sempre tantissimi. Il cubo che vedete, non so se vedete il mouse, comunque questo cubo qui l'ho selezionato perché mi è piaciuto, è un software che ha solo un'interfaccia web, cioè è possibile disegnare in 3D tramite web e da web esportarsi il proprio file. Questo invece l'ho selezionato perché si chiama OpenSK, quest'altro si chiama 3ddream.com, se non mi ricordo male, se interessa. Questo si chiama OpenSCAD, ovviamente è open source, e ha la particolarità di programmare la mesh a oggetti. Funziona tramite l'intersezione di vari modelli di base, sfere, cerchi, cilindri e cose del genere. Mentre invece questo è dell'Autodesk, si chiama 1, 2, 3D qualcosa. È dell'Autodesk ed è free, a differenza di tutte le altre piattaforme Autodesk, e ha la grandissima particolarità di essere anche per mobile. Si può disegnare in 3D sia da iPhone che
di Taiwan. Comunque, questi sono alcuni software, però passiamo, diciamo, a... Questo non è ovviamente un corso di disegno 3D, quindi do giusto alcuni chicchi per coloro che sono abbastanza interessati a disegnare in 3D. Accorgimenti da utilizzare per stampare in 3D è che una stampante non stampa mesh o comunque forme tridimensionali che non abbiano un effettivo volume. In questo caso un piano è considerato come un piano matematico, quindi non ha spessore e non è stampabile. Un altro accorgimento è che non si possono stampare né, come vedete qua, volumi con buchi, né volumi con buchi, perché ovviamente non li riconosce, che vi dà errore e non ve li fa stampare. Né si possono utilizzare piani, come dicevamo prima, piani che non hanno effettivamente un volume, che abbiano spigoli in comune con altri piani che non hanno volume. E non è facilissimo da capire, ma non si può stampare una cosa del genere. Quindi, come vi dicevo, un piano che ha spessore è stampabile. Questo esempio che vedete qui, pur non essendo stampabile, perché come vedete non è un solido, cioè non ha un volume vero e proprio, sono comunque intersezioni piani, però un'intersezione del genere che poi viene chiusa è stampabile. Per cui ecco che vedete che un cubo che ha effettivamente un volume è stampabile. Quindi una volta che siete riusciti ad ottenere, passando ovviamente dai disegni 3D, siete riusciti ad ottenere il vostro modello 3D, va prima esportato in file di tipo STL o OBJ, ma OBJ diciamo che i software la utilizzano come beta, perché comunque lo standard che si è diffuso è l'STL. Una volta che l'avete tirato fuori con STL, o se non siete comunque capaci a disegnare, c'è una banca dati infinita che si chiama Thingiverse della Megabot, prendete il vostro file e lo mandate in un software di tipo Slicer. Tipo Slicer, come dicevamo Massimiliano prima, è un software che diciamo, affetta il modello per crearne tante fette, così che poi, come sto facendo la stampante, fetta per fetta possa essere stampato. Ve ne cito alcuni, ma anche questi sono soltanto alcuni. Questo è Slicer, come diceva Massimiliano, di Alessandro Ranello, che è italiano, potentissimo, veramente potentissimo, perché ha tantissimi parametri da settare, è difficile da capire, ma veramente potente. Poi c'è questo che si chiama Replicator G, che viene fuori da un'evoluzione di un altro software che si chiama Scaleforge, che non era in realtà molto potente, ma ha ottenuto molte migliorie. Makerware ve lo seleziono perché ovviamente, come ha detto Massimiliano prima, la MakerBot si è diffusa quasi come uno standard tra coloro che vendono stampanti, hanno prodotto il loro proprio software che si chiama Makerware, che però purtroppo è soltanto per le stampanti Makerware. E poi c'è un altro software, sempre dell'Autodesk, che si chiama World 3D Make, fatto apposta per creare lo slice della mesh, e poi è possibile scaricare un aggiornamento che permette effettivamente di comandare la stampante direttamente. Giusto qualche chicca per chi si vuole, diciamo, lanciare in questo mondo, è che ci sono alcuni parametri da settare quando si crea il software per la stampante. Ci sono alcuni parametri, ovvero infill. Infill in pratica una mesh, come potete per esempio vedere questa qui, che è qua. Questa è una sfera che ha dei buchi sferici. Viene divisa una mesh in parte shells, ovvero una specie di strato esterno, che sarà quello che effettivamente vedremo stampato, per cui dovrà avere un dettaglio molto maggiore. Invece l'infill è semplicemente il riempimento interno e può essere addirittura impostata la densità, cioè possiamo addirittura utilizzare degli schemi di riempimento interno che hanno dei vuoti, perché tanto non ci interessa che non stiamo a sprecare materiale. Quindi queste sono due suddivisioni molto importanti di una mesh da stampare. Un'altra cosa importante da tenere a mente è che esiste un fill rate, ovvero un parametro con il quale la stampante decide quanto materiale estrudere, riportandolo come un rapporto tra millimetri stampati al secondo. Quindi in pratica questa ci dà l'idea di, per esempio, quanto possiamo estrudere velocemente e anche quanto tempo impiega la stampante per tirare fuori un oggetto da stampare. Da qui lascio la parola a Federico, che ci parla.
casi è un materiale ecologico, perché di derivazione vegetale e perché è biodegradabile. In realtà le cose stanno diversamente, nel senso che è sì biodegradabile, ma il processo di degradazione e poi non è riciclabile. Quindi sarebbe più corretto dire che è un materiale che comunque andrà a ricoprire il scarico. Partendo da questo presupposto, sono nato un po' in giro per il mondo dei progetti con lo scopo di arginare questo problema. Uno di questi è il progetto Filamaker. Filamaker è un dispositivo che genera filamento per la stampa 3D partendo da scarti di imballaggi e ogni sorta di materiale termoplastico. Sì, per esempio, prendo una bottiglia d'acqua e la do in pasto al Filamaker, questo genererà un filamento. Il prototipo attualmente funzionante genera un metro di filamento al minuto e, a detta del creatore, presto sarà immesso nel mercato. Questo porta a molteplici vantaggi. Il primo è un vantaggio ecologico, perché in questo modo si andranno a ridurre le quantità di materiale plastico nelle discariche. Il secondo vantaggio è quello economico, perché se io ho la possibilità di generare in casa il filamento, ne comprerò di meno e quindi abbatterò i costi della stampa 3D. Un altro progetto degno di nota è quello della Marco Lab Design, che è un'azienda italiana che si è dedicata anch'essa al riciclo, al recupero. Questa volta però non di materiale plastico, ma di marmo. Perché il marmo? Il marmo, il processo di smaltimento del marmo è costoso ed inquinante. Basti pensare che durante il solo processo di taglio il 25% della massa totale viene disperso nell'aria sotto forma di polveri che vanno ad inquinare l'aria e a danneggiare la salute delle persone. Catturando questa polvere, mescolandola con delle particolari resine e sottoponendo il tutto a un particolare trattamento ai raggi UV, questi ragazzi sono stati in grado di creare del materiale per la stampa 3D. Ah, questi che vi ho elencato sono solo due dei tanti processi attuati, diciamo, dello stesso stampo. Ce ne sono tanti altri, nati appunto per ridurre l'impatto della stampa 3D sull'ambiente. Tengo a precisare che quasi la totalità dei progetti che ruota intorno alla stampa 3D deve l'esistenza all'open source. L'open source non solo come freddo hardware e software, ma come filosofia. Una filosofia che è attuata in tutti i campi. Uno spirito di vita animato da collaborazione, cooperazione e condivisione del sapere con tutti. Che è quello che ci piace. Per chi fosse interessato a rimanere aggiornato, vi invito a visitare praticamente il nostro blog, www.vinti.net. E concludo con una massima di Federico Pestone, tratta da un suo libro che ho recentemente letto, dove lui a suo modo interpreta un po' il significato dell'open source. Mediamente un oggetto di complessità, diciamo, non eccessiva, quanto tempo ci mette a essere creato? Questo è un bracciale semplice, il bracciale che porto una mezz'oretta. Ovviamente, come dicevo prima, in base al rapporto che metti nel feed rate, va più o meno veloce, potresti perdere precisione, ma potresti anche così bene. Quindi un oggetto più grande, ma grossolano, ci mette più o meno uguale, una cosa più piccola, va più rifinita. Se fai un cubo, dipende in quel caso, se dai in base anche alla percentuale del volume interno che dai al feeling, ci
metti più o meno tempo, poi risulta più leggero, sì, però potresti anche, esatto, potresti anche romperlo la faccia sopra del comune. Dipende, perché dipende dal feeling. E ci sono il programma che vi facevo vedere prima, Slicer si chiama, c'ha molte potenzialità, tra cui ad esempio genera una specie di feeling interno speciale per le facce che sono in rischio, una specie di, sì, esatto, un feeling aumentato, diciamo una parte più densa nella parte superiore, per far sì che comunque la faccia non trovi all'interno. Ma la parte parte dalla base? Sì, sì, certo, parte dalla base. Sì, 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 sì. Ma è l'interno. Questa stampante, ovviamente varia da stampante a stampante, comunque questa stampante stampa un cubo massimo di 21 cm. Ci sono ovviamente delle molto più grandi. Sono le delta, ma io si sviluppo in altezza, però varia più che altro che le tirate. Ma se non sbaglio stavo leggendo anche che c'era il un progetto di un architetto, se non sbaglio, che stava pensando o voleva fare con case in cemento con stampa 3D, cioè montava una specie di grande stampante, sì, ci costruiva la casa, poi smontava la stampante. È possibile stampare il materiale anche come il cemento, perché si tratta semplicemente di una mistura di calce e acqua, e basta fare la mistura, andarla con un tubo dentro l'estrusore e ecco fatto. Di sicuro per le dimensioni tipo una casa ci sono dei problemi riguardo la precisione che non è facile ottenere, però comunque è sicuramente possibile, sì, sì. Se ci sono altre domande? Voi la usate solo per uso personale o avete qualche progetto di sviluppo? Noi per il momento abbiamo un blog di informazioni. Stiamo pensando a dei servizi da offrire poi sul sito, che sono quelli del sviluppo, però per il momento ci mettiamo a fare prove su prove, perché possiamo offrire dei servizi, cioè neanche noi sappiamo benissimo come funziona. Stiamo testando e pian piano vediamo di controllare questi servizi. Per il momento facciamo informazioni. Anche quest'anno c'è l'Open Terni Festival, giornata dedicata a software, cultura e musica liberi. Sabato 26 ottobre a partire dalle 9 alla Biblioteca Comunale di Terni in Piazza della Repubblica.